meno di una settimana dall'avvio della nuova stagione, la Sirsus Avin Perugia, campione d'Italia e del mondo di pallavolo maschile, è stata ricevuta a Palazzo Donini dalla presidente della regione Donatella Tesei. Un appuntamento tradizionale per la società del presidente Gino Sirci, presente insieme ai dirigenti del club, staff tecnico e giocatori, a partire dal neo capitano Simone Giannelli, che ha già alzato due trofei, la Bogdanka Volley Cup in Polonia e la Jesi Volley Cup nelle Marche, negli appuntamenti di avvicinamento al campionato e dal coach Angelo Lorenzetti. Nel suo saluto, Sirci ha ricordato i successi della stagione passata, chiusa con 4 titoli. Quei 4 trofei, ha detto, hanno fatto parlare tutto il mondo. Perugia in termini pallavolistici è al top. La Sir nel prossimo fine settimana si giocherà il primo titolo, la Supercoppa, quest'anno in programma a Firenze. I Black Devils torneranno a giocare anche in Champions League in questa stagione. Speriamo di vederci verso primavera con qualcosa nel cassetto, ha detto Sirci alla presidente Tesei, che si è detta felice di ospitare ancora i campioni della Sir a Palazzo Donini. Il risultato della passata stagione è stato straordinario. L'Umbria è una piccola regione, ma si fa conoscere nel mondo per le sue eccellenze e una è la Sir, un patrimonio immenso, ha detto Tesei assicurando il massimo supporto alla squadra. Vi sostengo e continuerò a farlo, ha aggiunto. Questa dove siete è la massima rappresentazione del governo della regione e questo vi deve far sentire partecipi di un progetto grande che riguarda l'Umbria e di cui siete una parte importante. La presidente, che ha poi accompagnato dirigenti e giocatori in un piccolo tour di Palazzo Donini per poi chiudere l'incontro con foto e selfie.